abbiamo la fortuna di avere qui Don Mario all'organo e quindi credo che sia molto bello per tutti noi, proprio prima di dare la parola all'istituzione, di ascoltare Don Mario che ci delizia con l'organo. Grazie. Muore ignominiosamente della Repubblica.
ignominiosamente la spia, i suoi molti bastardi, nei suoi ultimi tormenti. Arrotano ignominiosamente il becco e il corpo nella stanza accanto. Ignominiosamente si azzuffano i suoi occhi, si sbranano ignominiosamente tra i loro suoi sciacalli. Tutto accade ignominiosamente, tutto, meno la morte medesima. Cerco di fare un termine, anzi non so che tribunale, di che sognate di tanto. E l'udienza è tolta. So, per dire il legame di questo personaggio con bene da qualcuno che rappresenta la Caterina e il Canto Santo, si mi conosce in della Panzo proprio di Mario, questa è la intenzione di Caterina. E successivamente, come ha detto Paolo, durante l'esempio di Santa Maria del Fiore, presente il Presidente della Repubblica, che aveva nominato il dottore prima il senatore a vita, e non manchi di essere questa terra. E devo dire poi a termine Paolo, io Marco Roberto, portando la salma fuori dalla Chiesa. Questo libro merita la vostra considerazione, soprattutto perché è un grande libro scritto bene e perché è pieno di Mario Consiglio della sua poesia. Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno organizzato e permesso questa manifestazione. Fu quindi dalla dottrina, dalle autorità, le istituzioni imperiali, ma dottrinare a Paolo soprattutto con la sua e anche a Marco Leo Rivelli, che non assente ma presente. Mi spiace per Stefano Valentino e per i suoi problemi. Comunque, niente, grazie a tutti per quanti. E io so che quanto mi viene detto da chi incontra, che avendo dato la luce anche solo per mezz'ora, prima di un libro di tanti, ha lasciato il segno. Era come se lui veramente conosce qualcosa che io ho fatto. Quindi, grazie a Mario, grazie per farci, ha dato così tanto che a distanza del 40 la morte. Lui è presente a noi e noi non ci daremo a ricordare bene che arrivò fianco e corpo, perché è molto importante. Grazie. Lasciami non trattenermi nella tua memoria. Era scritto nel testamento. Ed era un golfo di beatitudine nel nulla. O un paradiso di luce e vita aperta, senza croce di esistenza, che sorgeva dalle carte a una fine nello scritto. E lei non ne fu offesa, le nascevano nei sentì prima il morso e poi inizia impensate latitudini. Le profondità del desiderio, ecco, la trascinava una celestiale oltre misura, fuori di quella mia storia. Oh, grazie. Si scioglievano l'uno dall'altro i due, e ogni altro con presente si perdevano, sì, però si ritrovavano perduti nell'infinito della perdita. Era quello il sogno umano della pura assolutezza. Padre, non giudicare questo mio parlato umano quasi di amore. Accoglio come un desiderio d'amore, non guardare la sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure più volte l'ho discusso. Sii indulgente con la mia ripresa, te prego. Quando saremo in cielo ricongiunti nella Trinità, sarà stata una prova grande.
ai padri, mi inchiodo le mani dietro. Qui termina veramente il cammino.